Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa. Se non siete mai stati al Maracanã, sono sicuro che proprio meno ve lo immaginate. Un catino gigantesco, enorme, disumano per certi versi. Si dice, ed è pressoché certo, che nel 1950, in occasione del Maracanazo, ovvero sia la partita che l'Uruguay vince in Brasile aggiudicandosi la Coppa del Mondo 1950, lì dentro ci fossero oltre 200.000 persone. Ma il Maracanã è sostanzialmente un omaggio al calcio. Se entrate, ed è tutto gigantesco, c'è una scritta, una delle tante, che dice «Nel calcio no fucibò, la testa è soltanto il terzo piede», che, tecnicamente parlando, è pure vero. Mentre in altri stadi ci sono delle statue raffiguranti i campioni, che so, davanti allo Staples Center a Los Angeles, Magic Johnson, De La Hoya, gente di questo tipo. O in altri stadi tipo la Azteca c'è una placca commemorativa della famosissima partita tra Germania 4-3 del Mondiale 70, al Maracanã c'è una placca anche che ricorda un gol, uno solo. Correva l'anno 1961, all'epoca non c'era la televisione. Chi volete che l'abbia segnato sto gol se non? Ezio, Arantes do Nascimento. La partita era Fluminense, squadra di Rio, contro Santos, squadra dello Stato di San Paolo. Era il torneo Rio-São Paulo perché all'epoca non esisteva il Brasileirão, cioè il campionato di tutti gli stati brasiliani. Però si tendeva a far giocare la più forte di questa contro la più forte di quello. 40esimo del primo tempo. Pelé riceve un passaggio da Dalmo, laterale sinistro della squadra. Distanza dalla porta avversaria, metri 85. Il fatto che si narri questa storia è legato al fatto che ci fossero testimoni oculari, perché niente TV e neanche radio in quel caso. Riceve la palla, lo segue il suo incomparabile e inseparabile amico Coutinho, che gli sta 5 metri dietro. Pelé comincia a correre, salta secco, siamo a 70 metri dalla porta, Valdo. Arrivano Egy Milson, non se n'è neanche accorto. A questo punto Clovis e Altair si staccano e vanno a prenderlo. Gli passa in mezzo, veramente, come tra due pini visti dal treno. Siamo a circa 50 metri. Arriva il prossimo, che sarebbe Pinheiro. Pinheiro cerca di prenderlo e lui lo salta con un classico doppio passo. Niente. Lo stanno inseguendo Clovis e Altair, che si sono rialzati. Niente. Lo seguono anche i suoi compagni di squadra. Niente, nessuno lo prende. L'ultimo buono è Jair Marinho. Jair Marinho entra per fare male, per fermarlo al limite dell'area. Pelé fa una finta, stando alla descrizione, che non si può pensare su un campo di calcio, più o meno quella che fece contro Mazurkiewicz, il portiere dell'Uruguay, nella semifinale, questa se non vuole l'abbiamo vista tutti, del 1970. Fa una cosa che Marinho non può immaginare succeda su un campo di calcio, e lo sdraia. Arriva il portiere, colpo sotto, gol. La curva del Fluminense si alza come se avesse segnato la loro squadra. Pelé alza il classico pugno, consueta esultanza, e va verso il centro del campo. Oggi, al Maracanã, c'è la placca che ricorda quello che successe quel giorno. Neste campo, no dia 5 marzo 1961, Pelé marcò o tanto, Pelé ha segnato il gol mais bonito na história do Maracanã, o Esporte São Paulo. O Esporte, il giornale, c'è più. São Paulo, sapete che è San Paolo. Pelé che cosa disse? Ma, eccesso di carineria, un gol. Grazie, Orei.